Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata installata e inaugurata una panchina rossa di fronte al comando della Polizia Municipale di Pistoia, simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, ma anche un impegno quotidiano nell'aiutare le donne ad uscire da situazioni di abuso e costrizione. Una panchina che non è soltanto un gesto simbolico, ma è collocata appunto accanto all'entrata della nostra Polizia Municipale, dove già da tempo il Corpo Municipale si è attrezzato per fare un punto di ascolto e di presa in carico di tutti coloro che sono vittime di violenza, e anche se per lo più si tratta di donne e minori, e quindi una panchina importante perché permette a chi passa e a chi è veramente in difficoltà di poter riflettere e di sapere che entrando dentro quella porta ci può essere per lei, per i suoi figli e per la sua vita un percorso di rinascita e di ritorno alla normalità. La panchina è stata recuperata, rimessa a nuovo e donata dall'associazione Pegaso, costituita dagli appartenenti al corpo della Polizia Municipale. Questa panchina è stata donata dall'associazione culturale e ricreativa Pegaso, di cui fanno parte agenti e ispettori della Polizia Municipale, che hanno deciso di donare questa panchina, una panchina che è stata recuperata in quanto era in stato di abbandono, è stata restaurata e gli è stata data una seconda vita, una possibilità che deve essere garantita anche a tutte le donne che purtroppo sono vittime di violenza. È stata recuperata dal cantiere comunale, è rimessa a nuova vita, non era in perfette condizioni di manutenzione, l'abbiamo ridipinta diverse volte per ricollocarla in questo punto. Quindi diciamolo, è importante rivolgersi sempre alle forze dell'ordine in assoluta sicurezza. Lo scopo è questo, deve essere una cosa visibile e deve essere una cosa fruibile in caso di necessità.